Bentrovati giovedì 24 gennaio, ancora una striscia di tutto in 10 minuti per affrontare un argomento importante per tutta la città, importante soprattutto per gli automobilisti, importanti soprattutto per quanti transitano lungo la via Pola. Qual è la via Pola? È quella strada che costeggia la villa comunale prima di arrivare al Pantheon. E proprio lì sono da qualche giorno iniziati i lavori cosiddetti di riqualificazione dei giardini pubblici, con particolare attenzione al terminal bus che sorgerà da qui a qualche mese. Affrontiamo questo argomento anche per capire cosa cambierà, quali sono i nuovi dettagli che daranno nuovo arredo a questa zona. Dicevo, affrontiamo l'argomento con l'assessore ai lavori pubblici e vice sindaco della città di Noto, Corrado Frasca. Bentrovato, assessore. Grazie, buonasera dottore. Un argomento che in più riprese è stato tirato fuori per i lavori, quando inizieranno, come sarà. Abbiamo avuto anche modo di sentire il direttore dei lavori, l'ingegner Greco, che ha descritto per linee generali quale sarà l'assetto. Ecco, però entriamo nel vivo con lei. Per capire cosa succederà, sarà ampliata la zona, sorgerà qualcosa, si parla di una stazione bus, di una nuova pensilina e poi alla fine, ma la pregherei e la prego, anzi sin d'ora, una battuta esclusiva, ma solamente lontanamente alla fine, su quell'albero, lo diciamo a tutti, che è salvo, vive, vivrà in altra parte dei giardini pubblici. Però iniziamo con il progetto che più di ogni altro interessa alla città, perché darà un nuovo assetto a quella zona della villa molto spesso difficile da percorrere per bus o macchine lasciate dove viene prima. Puntiamo a mettere ordine in via Pola, puntiamo a dare decoro all'area che è di accesso al centro e il punto dove arrivano i turisti e coloro i quali vengono in città con i pullman. Praticamente lì dove c'era la stazione dei bike sharing, ci sarà una tettoia per assicurare Una pensilina una grande per pensilina per raccogliere. permettere ai viaggiatori, a chi attende il pullman o a chi arriva e si vuole 2 minuti riposare, di trovare un angolo al riparo dalla pioggia, dal caldo, al sole. E ci sarà anche una struttura che potrà essere utilizzata per biglietteria, infopoint, per le necessità. Un'area quindi, così come c'è in tutte le città turistiche dove arrivano i pullman. Ora i pullman arrivano con un po' di confusione, poca segnaletica a terra, le pensiline ormai vecchie da togliere e da risistemare. Più Con vecchie, anche danneggiate, perché danneggiate, le ho fatte sistemare 2 anni fa. Con un'adeguata segnaletica a terra assicureremo il passaggio delle macchine e dei pullman nella maniera più veloce possibile. La segnaletica partirà dall'incrocio con la via Napoli fino ad imboccare la via il Pola. viale Principe di Piemonte. Quindi sulla sinistra si troverà quest'area di sosta con del verde, la stazione e la pensilina. Sulla destra i pullman si accosteranno per fare scendere i passeggeri e andare subito via. Non è, ho letto di qualche polemica, lo spazio, la stazione. Qui non parliamo di stazione dei pullman. La stazione è un'altra cosa, è un punto d'arrivo dove i pullman si fermano
e restano lì. È una tappa di transito. È una tappa di transito. Si fermano all'istante per esatto, consentire il viaggiatori il punto dove i turisti debbono scendere, il passeggero, chi prende i pullman, anche quelli per andare nelle città vicino, i bus di linea, scenderanno lì e debbono andare subito, subito via. Sulla sinistra passeranno le macchine, sulla destra i pullman, sulla destra troveranno diverse pensiline, verrà riqualificata quindi anche l'area sulla destra. Per ora si sta lavorando al progetto che c'è a sinistra. Questo è per sommi capi l'idea. Tutta la pensilina che c'è stata fino ad ora per il bike sharing, per le biciclette, verrà riposizionata sempre nell'area. È un progetto che non si deve assolutamente abbandonare. Questo è quando è da tempo che l'amministrazione comunale punta ad una riqualificazione della via Pola, così come punta a riqualificare tutta la villa. Nel passato abbiamo avuto qualche polemica sulle condizioni della villa. Non è che perché le condizioni della villa sono quelle che tutti vediamo vuol dire che non si sta facendo niente. Quando vediamo avviare un progetto significa che qualche cosa in precedenza si è fatto. Perché per avviare un progetto come quello della Via Pola c'è tutto un lavoro di preparazione che purtroppo, o perlomeno dobbiamo rispettare le leggi, dobbiamo operare nella legalità, bisogna rispettare i tempi, ci vuole quindi un'idea che nasce dalla politica, da chi amministra. Ci vuole poi un lavoro tecnico che debbono fare gli uffici, tutto l'iter per arrivare alla... Io posso assicurare che l'amministrazione comunale, il sindaco Bonfanti, io e tutti gli assessori ci teniamo tantissimo alla riqualificazione della villa, perché è il biglietto da visita della città. Certo. E quindi la via Pola, il muro che costeggia il campo sportivo, la fontana e così via, deve essere tutto quanto sistemato per un aspetto più decoroso possibile. Assessore, quando abbiamo fatto una delle prime trasmissioni per parlare della riqualificazione, poi le successive ci siamo trasferiti proprio in via Pola per documentare di presenza con le nostre telecamere la situazione. Prima di andare via siamo stati fermati da decine di persone che ci chiedevano, e ne abbiamo anche parlato, e c'era l'assicurazione di un intervento da parte dell'amministrazione, che per la verità sino ad oggi non ho visto, ma forse succederà qualcosa. In molti mi hanno fermato, ci hanno fermato per chiederci quella strada interna che collega l'area dove c'è la stazione bike sharing, che quindi da via Napoli arriva fino in via Pola, da troppi anni è chiusa, sbarrata, non sappiamo il motivo, e tanta gente ci chiedeva, era anche quello una valvola di sfogo per consentire ai pedoni di attraversare. Sorrido perché i telespettatori possono pensare che abbiamo concordato questa domanda. È da tempo che io ho intenzione, ne ho già parlato con il sindaco, siamo d'accordo che quella strada la dobbiamo riaprire, perché non è giusto che i pedoni dalla via Napoli vengano buttati in mezzo alla strada in perfetto, via Pola. Quello è un nodo strategico per passare dal marciapiede di via Napoli direttamente all'interno della villa, perché nell'area di bike sharing ci saranno le strisce pedonali e quindi anche un passaggio in sicurezza sia per i turisti che posteggiano le auto a sud della città, per chi viene dagli alberghi che ci sono in via Napoli o all'uscita di Noto. È uno dei lavori che faremo. Quindi possiamo dare garanzia a quanti ci seguono che quella strada, quell'arteria breve è impegno di questa amministrazione di riaprirla.
Un'ultima battuta, gliel'avevo detto, la Il riserviamo bagolaro. al bagolaro che finalmente l'albero è salvo il muro, scriveva, ha scritto qualche giorno fa, l'ingegnere greco. Nessuno voleva eliminare il bagolaro, né l'ingegnere greco progettista, né tantomeno l'amministrazione comunale. Noi ci teniamo al mantenimento del verde. Il verde è salute, prima di tutto, è ombra, è importante. Quello Certo. era un albero nato lì spontaneamente. Non era per quel Piantato. piantato lì. Tra l'altro, stava facendo abbastanza danno. Abbiamo trovato le radici che A si 40 erano centimetri. allargate parecchio, alzando il livello del manto stradale. Avremmo fatto danno anche ai lavori fatti. Quindi, coordinati dall'agronomo del comune, si è lavorato per prendere in assoluta sicurezza l'albero adeguatamente potato ed è stato ripiantato sempre all'interno della villa comunale vicino ai giochi dei bambini che c'è nella parte Arborosi, perfetto. dei giardini, quindi dal lato della scarpata. Siamo Cioè, per contenti di intenderci, avere. dove ci sono i busti dei personaggi illustri di noto, Perfetto, quella zona. da quella parte. Lì dove c'è il bagolaro verrà rifatto il Il muro. muro in calcestruzzo, infatti in questo momento c'è già la fondazione pronta per il muro, e uno degli elementi decorativi che prevede il progetto, che è una scritta abbastanza grande, che dirà ai cittadini che sono arrivati a nord. Assessore, siamo alla fine. Belle, tre belle notizie perché sappiamo fra l'altro che la durata dei lavori dovrebbe essere intorno ai 3 mesi, quindi prima della prossima infiorata dovremmo avere la zona La durata dei riqualificata. lavori è di 5 mesi, ma l'impegno è di Di finire finire prima prima. dell'infiorata. Abbiamo dato anche la notizia, la seguiremo assessore, quella dell'apertura di quel tratto di strada pedonale di Ci via sto. Napoli a via Pola e poi questa notizia che è quella che rallegrerà tantissimi che amano il verde ed è bello amare il verde, che il bagolaro è salvo e continuerà a vivere in altra zona della villa comunale. Io la ringrazio per la Grazie a lei. disponibilità, per le belle notizie, ringrazio quanti ci avete seguito, l'appuntamento è per domani.